Parliamo ancora della pronuncia nella musica di Beethoven, di quanto è importante osservare e dare un senso espressivo alle articolazioni scritte. Nella sonata opera 54, ad esempio, il tema iniziale potrebbe essere suonato in maniera, come dire, superficiale, omogenea, in questo modo. In realtà così non ci dice un granché. Se invece rispettiamo le articolazioni scritte, avremo questo risultato, quindi con meno pedale. Eh già, diventa qualcosa di più dettagliato, anche perché questa è una sonata particolare, in soli due movimenti, in questo primo movimento, in tempo di minuetto, apparentemente Beethoven guarda al passato, quindi riprende una sorta di ripetitività, anche il fatto che questo tema sia ripetuto molte volte, sin da subito, una apparentemente scarsa fantasia armonica, risolve sempre in fa maggiore tutte le volte, però inserisce ogni volta un po' di sale, un po' di pepe, ad esempio in qualche nota di appoggiatura estranea, in qualche cromatismo, che è giusto invece far risaltare, anche come questo sforzato nella sinistra. Che di fatto evidenzia il fatto che la sinistra sia sfasata rispetto alla destra, dovrebbe essere invece arriva dopo. Il fatto che arrivi dopo una mano rispetto all'altra capita anche nel secondo tema, nella serie di ottave, dove dopo una serie di appunto terzine, alla fine la sinistra arriva dopo, battuta 38. E questo fatto di arrivare dopo viene poi ripreso molte volte anche alla fine di questo episodio. E poi servirà tra l'altro appunto a ricondurre poi al ritorno del primo tema, appunto. E anche qui abbiamo articolazioni diverse, perché a volte abbiamo quindi addirittura altre volte invece abbiamo. E poi appunto alla fine terzine legate. Questo per dire quante piccole, apparentemente quasi superflue differenze possono invece dare un senso anche drammatico, narrativo, a una storia che stiamo raccontando attraverso questa sonata. E poi ulteriormente, quando ritorna per il primo tema, troveremo altre varianti, ad esempio alla fine la battuta 106 e seguenti ci saranno ad esempio ulteriori sorprese. Questa volta ad esempio non entra la sinistra con il basso, con il fa, ma entra con il la, che in questo registro sui pianoforti appunto di primo 800 suonava veramente un po' strano, no? Quasi dissonante, quindi non avrebbe senso oggi smussare il suono e fare qualcosa del tipo, bensì. Addirittura qui abbiamo un re bemolle che è estraneo al fa maggiore, ma che appunto poi subito sparisce. E tutto torna apparentemente pulito, ma sono piccole cose che invece un interprete avveduto deve con equilibrio, con gusto, fare risaltare. Questo era solo così, un piccolo spunto per ricordarci che la musica classica non è sempre seriosa, non è sempre soltanto linearità, soltanto direzione, ma c'è spesso appunto anche il divertimento, anche del prendersi gioco un po' di altri compositori, come nel caso di Beethoven verso i suoi contemporanei più convenzionali, e il fatto che comunque c'è sempre qualcosa da scoprire, anche i brani che già conosciamo e già pensiamo di avere imparato molto bene. A presto.